Buonasera a tutti, io sono Domenico Biondi, rappresento il Movimento Spontaneo Democrazia, che è un movimento cosentino. Alza la voce perché non ti sento. E noi come movimento vorremmo approfittare di alcuni fatti di cronaca, alcuni fatti che sono basati agli onori della cronaca, per azzardare insieme un'ipotesi. In particolare, l'hanno già ricordato alcune persone prima, il fatto, la vicenda del quindicenne romano suicida perché era comunque stanco delle continue moleste psicologiche da parte dei compagni, e come ha ricordato anche l'autoressa prima, il fatto che amasse vestirsi di rosa e che amasse mettere lo smalto dovevano essere diventati motivo di scherno insopportabili per lui. Evidentemente, come è chiaro a tutti, essere omosessuali e vivere liberamente la propria condizione naturale a volte può essere mortale nel nostro paese, in una società disabituata come la nostra. Però vorrei anche sottolineare un'altra cosa. Ci sono, noi spesso, sicuramente essendo un movimento LGBT, andiamo ad analizzare fatti di cronaca che riguardano soprattutto gli omosessuali. Però è proprio di ieri la notizia shock di una donna di Trapani, probabilmente uccisa e bruciata dal marito. La signora si chiama Maria Anastasi ed era al nono mese di gravidanza. E la signora Anastasi è la 119esima donna uccisa nel 2012 da un uomo. Purtroppo si è passato da un omicidio ogni 3 giorni, registrato l'anno scorso, a uno ogni 2 giorni, cioè in Italia una volta ogni 2 giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo. E nella maggior parte dei casi gli autori di quei delitti sono mariti, ex fidanzati, comunque persone nella cerchia affettiva delle mura domestiche. Le donne uccise nel 2012 sono 119. Noi siamo qui a ragionare insieme e allora vogliamo, come Movimento Democrazia, provare insieme ad azzardare un'ipotesi. È possibile, secondo voi, che in qualche modo la crescente cultura omofobica di questo paese sia l'altra faccia della medaglia della crescente cultura femminicida di questo nostro paese? È possibile, cioè, che la stessa cultura macista e fallocrate che porta un gruppo di quindicenni a schernire un compagno di classe perché è troppo femmina, fino ad indurlo al suicidio, è la stessa cultura macista e fallocrate che scaturisce in femminicidio quando quei quindicenni sono ormai adulti? Ammetto che il paragone possa sembrare un po' azzardato, ma nessuno dei presenti comunque può negare quanto sia di gran lunga più discriminato un omosessuale con movenze più femminili, anche all'interno della comunità gay stessa, da uno molto più mascolino. Cioè è più facile discriminare uno che sia più femminato rispetto ad uno che sia un po' più mascolino. A me stesso è stato detto una volta dai miei coinquilini: tu vai bene perché non ostenti. Quando un etero fa un'affermazione del genere intende dire: tu vai bene perché non sei effeminato, ma sei piuttosto mascolino. Ma provate a dire ad un etero qualunque: tu sei un etero a posto perché non ostenti. Provateci, lui vi chiederà di spiegarvi cosa intendavate dire e non capirà, semplicemente perché nessuno ostenta. Lui, come chiunque altro, è semplicemente se stesso. È possibile, secondo voi, che un paese meno macista e fallocrate, possa anche essere un paese meno omofobo? È possibile che una cultura scolastica incentrata al rispetto del ruolo della donna possa involontariamente migliorare la condizione di tanti omosessuali che vivono ancora la loro condizione come una sorta di prigionia mentale? Noi come Democrazia, incuriositi dall'eventualità di una correlazione tra i due fenomeni, femminicidio e omofobia, abbiamo analizzato alcuni dati. Nel 2005 le donne uccise nel nostro paese sono state 84, nel 2006 sono state 101, nel 2007 103, nel 2008 113, nel 2009 119, nel 2010 127, nel 2011 120, nel 2012, ossia quest'anno, siamo a quota 119. Ne manca ancora una all'appello per raggiungere il dato dell'anno scorso, però mancano pochi giorni alla fine dell'anno, mi ricordo se qualcun altro ne esce, speriamo di no. Insomma, dal 2005 non c'è stato un solo anno in cui il dato finale fosse inferiore a quello dell'anno precedente. Dal 2005 in totale sono 885 le donne uccise dagli uomini. Uomini che odiano le donne, per usare una metafora letteraria.
Noi come democrazia chiediamo alla CGIL e a tutte le forze politiche un impegno concreto ad attuare parallelamente sia politiche volte a tutelare le donne per arginare il fenomeno del femminicidio in Italia, e sia politiche e campagne di sensibilizzazione che facciano capire che essere omosessuali è una condizione naturale e nient'altro, non una forma di ostentazione come sostiene qualcuno. E poi vorrei lanciare anche una proposta a tutte le associazioni LGBT e movimenti qui presenti. Proviamo ad analizzare i due fenomeni, femminicidio e omofobia. Cerchiamo di capire se ci sono similitudini tra i due fenomeni. Anche noi possiamo dire la nostra in merito e, se necessario, pensare insieme a qualche modo per contribuire a migliorare nel nostro piccolo un quadro drammatico. Perché diciamoci la verità, nel 2012 dire che 119 donne, una donna ogni 2 giorni viene uccisa, credo sia un dato vergognoso, secondo noi. Grazie.